Gianni Colacione dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, la seconda sessione del congresso qui a Roma all'Hotel Summit. Siamo alla terza giornata in serata e abbiamo incontrato Nicola Sballario, fresco fresco da Venezia se non sbaglio, quindi non possiamo... Non sono riuscito a seguire l'inizio dei lavori, ma andrò a sentirmi gli interventi in radio sicuramente. Grazie alla Radicale che è sempre il nostro faro e ci abbeveriamo a tutte le informazioni che altrimenti non potremmo seguire, anche perché questo è il quarto congresso in un anno, quindi insomma in qualche modo non possiamo essere ubiqui in qualche modo. Nicola Sballario, che è reduce da gran parte militante radicale, ovviamente inutile, lo conosciamo tutti quanti, peraltro anche sull'internet abbastanza attivo, su Facebook se non sbaglio, è reduce, se così possiamo dire, reduce ma vittorioso, da una iniziativa che potremmo forse chiamare in modo riduttivo di autofinanziamento radicale in collaborazione con Oliero Toscani. È un'iniziativa che prevedeva praticamente, in sintesi, Oliero Toscani che faceva delle foto a coloro che volevano, passanti se così possiamo dire, e con il contributo di 200 euro si poteva avere tessera e fotografia. Esatto, oppure solo la fotografia senza la tessera con il contributo di 200 euro. Okay. Ne abbiamo appena parlato, vabbè, in via informale con Michele De Lucia, però insomma dacci un pochino il tenore, e so che poi tra l'altro è stato anche un esperimento di autofinanziamento molto molto ben riuscito. Sì, molto riuscito perché per una questione monetaria, perché in 4 ore abbiamo fatto 22.000 euro, che è una cosa che per noi radicali è piuttosto rara, perché non succede tutti i giorni. Diciamo che grazie alla generosità di Toscani e al fatto che molti compagni, tra cui appunto Michele De Lucia, il tesoriere, Liliana Chiaramello, Enrico Salvatori, Viridiana Zammatto, che è una nuova compagna che abbiamo acquisito da poco, e molti altri, ci siamo dati da fare moltissimo per circa 2 settimane, in effetti i tempi sempre molto molto ristretti come abbiamo di solito nelle cose radicali, e siamo riusciti a costruire questa cosa appunto grazie Oliviero Toscani, per cui lui ha messo a disposizione il suo lavoro e tutti quelli che volevano farsi fotografare davano 200 euro, che quindi potevano o l'iscrizione o la quota pari all'iscrizione come contributo, e avevano la fotografia. È andata molto bene perché abbiamo fatto più di 100 fotografie, appunto incassato 2.000 euro, e la cosa principale è che Toscani, che è rimasto molto molto colpito dall'andamento, perché ha parlato di uno sguardo particolarmente intelligente di quelli che veniva a farsi fotografare, ha detto che la vuole ripetere, e quindi la stiamo già organizzando con Marco Cappato a Milano, e la faremo nei primi mesi dell'anno a Milano, e poi la faremo probabilmente a Torino e a Napoli anche, perché Toscani, quindi quello a cui vogliamo puntare. E ovviamente probabilmente le prossime non andranno bene come la prima, perché comunque, però quello a cui vorremmo puntare è darci due appuntamenti come questo all'anno. Toscani è d'accordo, almeno due all'anno, organizzarle un pochettino meglio. Io credo che 50-60 mila euro riusciremo a tirarle su ogni anno se riusciamo a strutturare questa cosa. Sì, è una cosa molto, molto interessante, che peraltro, visto che Toscani è appunto disponibile a ripetere, sarebbe bella ripeterla anche, vabbè, adesso io parlo di Roma perché conosco Roma, non soltanto nei luoghi centrali, diciamo, della movida, quella più qualificata, ma provare a ripeterla anche nelle periferie estreme, ma con dei reminiscenze, se così possiamo parlare, pasoliniane, studio di volti, vabbè, bisogna vedere se Toscani poi potrebbe essere disponibile, però potrebbe essere anche una cosa interessante. No, Toscani questo già lo fa di suo, senza il... Allora, la questione è questa: se noi vogliamo usare questo come strumento per attrarre militanza politica, per farci conoscere, per usarlo a livello comunicativo, è un'altra cosa. Però perché Toscani questa cosa qua già la fa delle facce, ha un archivio di 40.000 fotografie che ha fatto in tutta Italia con questo progetto, e a noi è venuta l'idea di applicarlo per i finanziamenti radicali. Ovviamente chi lo fa in giro per l'Italia entra a far parte del suo archivio, ma non ha la fotografia, quindi è una cosa ovviamente diversa. Se vogliamo, potrebbe essere una buona idea quella che tu dici, di provare a farlo, ovviamente non con i 200 euro perché sappiamo tutti perché, da quelle parti, però solamente a livello comunicativo, perché diciamo, noi questa cosa qua l'abbiamo fatta per fare cassa.
Sì. Allora io ti dico subito qual è, diciamo, la, l'obiezione che ti ho posto anche su Facebook. Ti spingevo a fare Sì, ok, va bene, d'accordo, a questo punto mi inviti a nozze. Allora, erano, a parte, dunque, devo dire prima di tutto che l'informazione da un punto di vista nei tempi c'è stata, perché ne hai parlato parecchie settimane prima, almeno 3 settimane prima almeno hai accennato. Tre, sì. Questo infatti ho seguito soprattutto nelle trasmissioni con De Lucia e con De Angelis. Quindi insomma i tempi secondo me sono stati corretti. L'unica cosa che appunto io obiettavo era il fatto che c'è stato un ritardo nella quantificazione, secondo me, perché i 200 euro non sono usciti da subito. E soprattutto il fatto che il contributo, chiamarlo contributo, a 200 euro non a caso sono corrispondenti alla quota di iscrizione al soggetto Radicali Italiani, per dire, o al Partito Radicale Transnazionale. E allora un contributo io lo interpreto come una dazione libera, o almeno si dovrebbe definire, dire un contributo che non sia inferiore a, però se corrisponde poi tra altre cose alla tessera, allora possiamo dire tranquillamente che la tessera e poi in omaggio la foto, anche perché se si danno 200 euro è inutile rifiutare la tessera. Voglio dire, io non so se ci sia stato qualcuno che si è preso soltanto la foto. Molti. E non anche la molti che non hanno voluto, almeno la metà. Quindi hanno rifiutato insomma la tessera radicale nonostante fosse... Sì, perché allora la questione è questa. È vero che siamo arrivati un po' in ritardo nel dire l'entità del contributo, che io continuo a chiamare contributo perché di questo si trattava. C'era un minimo del contributo di 200 euro, ma di contributo si trattava. Un minimo di 200 euro, questo l'abbiamo detto. È vero che ci abbiamo messo un po', però bisogna anche capire che non è così facile fare per la prima volta una cosa del genere. Sicuramente no, perché... e cercare di azzeccare qual è la quantità giusta di denaro da chiedere. E la questione è una: io capisco anche tutte quante le mi hanno criticato e attaccato in moltissimi per aver scelto di applicare in 200 euro la quantità di contributo minima necessario. Mi hanno attaccato moltissimo e mi hanno detto ma sì, così i soliti stronzi, perché se la possono permettere in pochi. Però la questione è questa, e noi questa iniziativa mica l'abbiamo fatta per far contenta la gente che aveva la foto di Toscani, l'abbiamo fatta per fare cassa, l'abbiamo fatta perché l'autofinanziamento è l'unico strumento di fare cassa che hanno i radicali. Quindi a me dispiace che non tutti possano avere la tessera di Toscani, però questo è stato un calcolo, e veramente, credetemi, molto travagliato, e anche per questo che ci ho messo un po' a capire. Poi immagino tu ci hai messo la faccia, ma non penso che sia stato l'unico a decidere questa cosa. No, assolutamente, assolutamente, l'abbiamo decisa contestualmente, però ti devo dire la verità, anche poi a difesa loro, poi perché quasi tutti nel piccolo comitato, se così vogliamo chiamarlo, che decideva, che eravamo organizzativo di questa cosa qua, quasi tutti hanno inizialmente osteggiato questa mia proposta di mettere a 200 euro, quasi tutti, la volevano tutti quanti mettere a 50, questa era la decisione iniziale, e anche io ho detto sì, 50 va bene inizialmente, poi ho deciso, ho detto no, deve essere a 200, e io devo dire che questa cosa qua però ha funzionato, perché Toscani ha fatto circa 110 fotografie, no? E non è stato, nelle ore in cui abbiamo fatto l'iniziativa, che poi lui si è trattenuto anche un po' di più, perché c'era ancora gente, è riuscito a fare esattamente quel numero di foto, di più non sarebbe riuscito a farne. Quindi questo vuol dire che 100 fotografie che abbiamo fatto e 22.000 euro incassati, se avessimo messo la fotografia a 50 euro avremmo fatto lo stesso numero di fotografie, però anziché 22.000 euro incassati ne avremmo incassati 5.000 o 6.000. Quindi a me dispiace che la gente, non tutti abbiano avuto, perché moltissimi mi hanno detto, anche dei cari amici, moltissimi che io poi lavoro in questo campo, quindi moltissime persone conosco che volevano venire a fare la fotografia, e a me dispiace moltissimo che non tutti abbiano avuto la possibilità di avere la fotografia di Olivero Toscani, però questa cosa noi non l'abbiamo fatta per dare alla... Io, per farvi capire, se avessi trovato
avessi detto il contributo minimo è 10.000 euro, e se io avessi trovato 4 persone che mi davano 10.000 euro, 4 per 10.000 fa 40.000, che è più di 22.000, quindi io l'avrei messo 10.000, invece 200 euro credevo fosse la giusta via di mezzo, che magari era sbagliato, sicuramente non era troppo, forse era troppo poco, magari se l'avessimo messa a 500, non credo, se l'avessimo messa a 500 anziché 22.000 euro, magari ne avremmo fatti 50.000. Però questo è stato un azzardo nostro, e sicuramente io sono sicuro che dal punto di vista dell'interesse del partito, che era quello che noi volevamo fare in quel momento, abbiamo fatto bene a mettere la quota 200 euro. Nicolas è intellettualmente molto onesto, intanto ringraziamo il fatto che si è confrontato con questo, diciamo, dibattito contraddittorio, non senza un consenso, perché insomma mi vede abbastanza critico su questa cosa. Mi hanno criticato tutti per questa cosa qua. No, io mi permetto tanto di criticare il fatto che se fosse stato ipoteticamente a 50 euro non capisco perché sarebbe stato lo stesso numero di persone che acquistavano. Perché di più non ce la faceva farle Toscani, cioè Toscani è stato lì dalle 3:30 alle 7:30, e dalle 3:30 alle 7:30, cioè in quelle 4 ore, 100 fotografie ha fatto senza fermarsi un attimo, e alla fine ha dovuto dire basta, non prendete più iscrizioni, perché non prendete più soldi, perché devo andare via. Quindi è proprio una questione di tempo, più di 100 fotografie a livello di tempo in 4 ore non si possono fare, perché cosa vuol dire? Una fotografia ogni 3 minuti significa, e più di una fotografia ogni 3 minuti non ce l'avremmo fatta a farla. Quindi significa che per raggiungere la stessa entità di autofinanziamento avremmo dovuto fare 400 fotografie che si sarebbero dovute fare in 4 giorni, e purtroppo la disponibilità di Toscana in 4 giorni non ce l'avevamo. Ovviamente non gli alzate la quota ai milanesi e ai torinesi, che poi comincia a essere un problema. Sì, questo no, ma io credo che alla fine, sai, è stata anche a livello comunicativo dopo di dire vieni a prenderti la tessera per avere la fotografia, è servito, perché su 120 che abbiamo fatto ci sono state, poi magari ti dico una cazzata, ma mi pare 70 iscrizioni e 50 contributi liberi, perché molti venivano proprio e mi dicevano io lo faccio, però non voglio avere niente a che fare con i radicali e io vi do i soldi, e però intanto gli abbiamo preso 200 euro. Ma io infatti quei soldi che ho sempre avuto un pessimo rapporto, nel senso che evidentemente non c'ho lungimiranza, e non vorrei che però si scambiasse questa opposizione come opposizione, questa mia piccola critica, come un pauperismo d'accatto, insomma. No, non lo è affatto, e se ne discute a ogni congresso radicale, si discute sul fatto che la tessera 200 euro sia troppo cara, si discute a ogni congresso questa cosa qua. Io credo che non lo sia, perché intanto non si è sentito la telecamera, ma c'era la Bonino che sbraitava perché si fa troppo bordello, troppo casino al bar. Divertente. Penso che non saremo noi. La preside Bonino, no, non siamo noi. Però dicevo, a ogni congresso si discute sul fatto che la quota sia troppo alta. Io credo che non lo sia, perché io anche quando da studente e non avevo i soldi per pagare l'affitto della mia stanza a Roma, e in un modo o nell'altro i soldi per iscrivermi al partito, per iscrivermi ai Radicali Italiani, li trovavo sempre, anche quando ero che con quei 200 euro lì ci avrei potuto pagare l'affitto, mi dovevo fare un mazzo tanto, andavo a lavorare nei pub la sera, studiavo tutto il giorno, e mi ricordo che per un periodo quando ero a Roma per prendermi, io quando facevo lo studente lavoravo in un call center per potermi mantenere, perché grazie a Dio ho scuola solamente il pomeriggio, e quindi il mattino lavoravo in un call center, nel periodo in cui avevo bisogno, che era fine anno, di raccattare, di raccimolare i soldi per iscrivermi a Radicali Italiani, al Partito Radicale, per 2 mesi lavoravo in un pub la sera, mi facevo un mazzo tanto, ma io credo che anche questo voglia dire l'essere radicali. È vero, guarda, in questo caso devo chiudere rapidamente, però devo soltanto dire questo: io lavoro in un call center ancora per poco, e i soldi per i italiani non riesco a trovarli lo stesso. Comunque ringraziamo Nicola Sballari, dobbiamo chiudere perché stiamo proprio in chiusura con i minuti, e lo ringraziamo, gli manderemo questa intervista, e buon congresso. Grazie altrettanto, grazie per il lavoro che fate, che è sempre più prezioso. Grazie a te, ciao.